Assessore Silvio Paolucci, un evento importante che premia soprattutto la tradizione abruzzese. Beh, storico, importante, rilevante la 46esima edizione, ma soprattutto l'ente artigianato di Guardia Grele, che è un ente regionale, non solo perché è riconosciuto dalla Regione Abruzzo, ma perché in modo significativo da decenni propone sfide importanti di livello regionale, si candida anche quest'anno ad essere non solo un ente che mette in moto una cartellonistica di tradizione, ma che è innovativo perché all'interno ci sarà un festival importante dell'artigianato digitale, e cioè Nuove Frontiere. È una istituzione che si innova e si rinnova, e grazie alla collaborazione tra Regione, Comune di Guardia Grele ed Ente Mostra, quest'anno tutte le istituzioni propongono un evento molto importante. Quanto è importante preservare e valorizzare queste iniziative culturali? Beh, molto. Io non ho anche detto la cifra, parliamo di un impegno che probabilmente si aggirerà tra i 2 eventi di circa 80.000 euro, ma diciamoci la verità, produce molto molto di più di 80.000 euro. Ecco perché sono soldi utilizzati veramente molto bene, risorse che quando sono limitate debbono essere canalizzate per il meglio e per la qualità. Sindaco Simone Dal Pozzo, un evento straordinario che promuove l'immagine di Guardia Grele fuori dai confini anche regionali. Sì, la verità importante da far comprendere è che questo evento ha sede a Guardia Grele, ma è un evento quantomeno di valenza regionale. Ecco perché trova piena giustificazione il sostegno che in maniera convinta la Regione ha dato e dà, soprattutto perché accendere diciamo così, i riflettori nel mese di agosto e non solo sulla mostra dell'artigianato significa in qualche modo accenderli sull'intera realtà regionale.